In attesa dei playoff, il rischio sulla verde liquida l'ultima casalinga è caduta con una facile 4-0. Allora, iniziamo dal presidente Locarino, anche se nella sinistra c'è un ospite illustre che tra poco vi presenterò. E tu dai anche cosa ci vede in questo momento particolare di rischio a calcio, infatti davvero un po' i commercianti nell'ultima giornata. Però presidente, partiamo da questa bella vittoria. È una vittoria semplice, magari oggi ho offerto pochi spunti, però iniziamo prendendo merito a mister Bilardi che si è portato a tutte le vittorie. Bravo, sicuramente complimenti vanno al mister, che soprattutto ci ha dato quella serenità nello spogliatoio che forse ne avevamo bisogno in qualche partita dove è venuto meno forse proprio lo spogliatoio. L'Ischia anche oggi ha dimostrato di essere una grande squadra, un grande gruppo che purtroppo si è smarrito in qualche partita. C'è tanta soddisfazione per il campionato, io come sponsor sono contentissimo come è andato quest'anno, c'è un po' di rammarico come tifoso perché forse è un campionato che dovevamo stravincere, o forse avevo bisogno del signor Barocca prima di vedere qualche partita in più, perché visto che la sua prima partita abbiamo avuto un risultato così eclatante, forse c'è bisogno un po' di fortuna che forse non abbiamo. Lo sinistro con Barocca come il mascotte porta fortuna, quindi è l'ideale per noi, perché anche perché lui fa parte di quegli ischitani, io dico sempre di adozione, io sapete sono un'adozione ischitano perché tutti i miei anni li ho visti qui, lui altrettanto si dice che è un ischitano doc, quindi ben vengono personaggi dire, come Rocco Barocco. Ogni anni che facciamo gli affari insieme. Ah, questo lo posso dire, non lo volevo dire. Fa parte della privacy, sicuramente. L'ha detto lui, c'è un'amicizia a prescindere, ecco, anche sul lavoro. Io licenza il marchio borse Rocco Barocco e scarpe da tanti anni. C'è un rapporto di lavoro con un'altra azienda che io rappresento, di cui sono il presidente, e mi fa onore che lui oggi stava qui proprio in rappresentante di diffuso, però. Però questo dato, questo ruolo di mascotte porta fortuna, adesso dobbiamo forza coinvolgere il progetto Ischia, perché la fortuna è una dote importante per il vincente. Sicuramente sono sia fortunato io e porto fortuna, però non vorrei che questa cosa diventasse un po'. Io penso che la squadra è una cosa, con la venuta di Callino me lo permetto, io sono un'altra partita a vedere qua. E devo dire c'è un cambiamento radicale a quello che è il campo, a quello che è veramente quella struttura che sta succedendo in questo, diciamo, in questa società. Per cui veramente io penso che Callino farà, ha fatto per fino adesso, che non ha vinto il campionato, non fa niente, questo è tutto l'incidente di percorso. E sicuramente la prossima stagione si farà molto meglio, ma sicuramente già fatto, a mio avviso, molto meglio. C'è un'idea molto importante del padrone del Locarino, padrone che cosa chiama mai, sulla quale tra un istante sentiremo anche il dottor Barocco. Sì, però prima c'è stata una cosa importante, quelli 20-27, l'unione della quale la gente ha detto che è stata una reazione molto precisa. Questo è il fatto del Locarino, di come si è arrivato, di come è andato questo incontro di genere. Sì, sicuramente, io l'ho sempre detto, le basi, la parte napoletana ci sono tutte. C'era questo incontro dove, sapete benissimo, si parlava di futuro. Io voglio solamente assicurare un po' gli ischitani su questo centro commerciale che abbiamo fatto tanta polemica inutile. Capisco benissimo, siamo sotto elezioni, fare politica, io sono al di fuori della politica, lo sapete, mi lavo le mani. Però voglio chiarire un po' a tutti gli ischitani. Io qua non voglio fare centro commerciale per fare soldi, per fare chiesa, per fare sport. Io sono io qua, il primo obiettivo è fare sport, sport pulito, fare soprattutto una polisportiva qui a Ischia, una piccola Barcellona con una bellissima foresteria per i giovani, portare tanti ragazzi a giocare qui a calcio in maniera pulita. Io l'ho detto, ho avuto tantissimi complimenti per la mia squadra femminile. I presupposti per vincere un campionato è quello, oggi ho sentito qualche fischio, forse alludevano a qualche cosa che non è andato a livello di società o di squadra, però io vorrei che i tifosi che sono stati sicuramente vicino alla squadra per tutto il campionato applaudissero sempre quando c'è la buona fede, e da parte nostra lo dico sempre, sia come società che come calciatori, noi vogliamo qui a Ischia giocatori che lottano per la maglia, per certi valori che il calcio ha perso, altrimenti Carlino non farebbe nessun progetto, perché sono una persona pulita per bene, ho fatto impresa senza nessun aiuto da solo, sono cresciuto in un borgo che è Piazza Mercato, e questo a me mi fa onore, come fa onore a tutti gli ischitani che hanno fatto calcio facendo colletta. Io per me ben vengono ancora oggi chiunque vuole partecipare al progetto Ischia, che è soprattutto un progetto sportivo. Per quanto riguarda questo centro commerciale che è tanto varietà, noi non abbiamo fatto nient'altro che fare questa società. Poi faremo un progetto che è sicuramente principalmente sportivo, poi quello che a divenire questo stadio, che cosa vogliamo farlo essere, è tutto da discutere con il sindaco, che io spero sia Giosi Ferrandino, perché è l'unico
e lo dico veramente non per fare una domanda elettorale, è l'unico che ci è stato vicino, anche per la copertura di quest'anno, per la società Ischia Calcio. Poi io l'ho sempre detto, voglio garanzie non solo del sindaco, che speriamo che venga rieletto, a questo punto lo devo dire, perché altrimenti Carlino va via, perché noi, dall'altra parte vedo che già ci hanno messo i bastoni tra le ruote, io non capisco. Solo garanzie ben precise che conosciamo perfettamente, sulle quali voglio ascoltare anche il parere dell'osservista Rocco Barocco, perché il patrono dello Carlino, per svolgere il suo progetto, il suo bellissimo progetto, richiede la concessione alla struttura dello stadio, insomma, sì, per creare un centro commerciale. No, ti sbaglio, perché io non ho detto centro commerciale. Il signor Barocco non sa, io ho chiesto la concessione dello stadio per poi fare un progetto. Il progetto va condiviso con l'ASCOM, con le autorità, con il sindaco. Io non voglio fare nessuna forzatura né ricatto morale, come qualcuno mi ha accusato. Sono una persona per bello, lo ripeto. Poi l'Ischia possa entrarci o non ci possa entrare, rimarrò accanto a questi tifosi, perché l'ho promesso anche come sponsor. Non c'è bisogno di Carlino che entri in società se ci sono gli ischitani giusti che vengono a fare calcio a Ischia. Io devo fare calcio, devo dirsi, voglio fare un progetto, chiedo Verona. Il centro può essere un centro di attrazione, potrebbe essere un centro multisala, un centro di foresteria. Il commercio c'entra poco, anche perché gli spazi non è che sono ad enorme. Per fare un centro commerciale parliamo di 20-30 mila metri, che qui non ci sono. Quindi non facciamo una polemica inutile, siamo qui col mio gruppo Green Island, la maggior parte sono ex calciatori, ex sportivi, gente che sta facendo sacrifici da quest'anno, dove non eravamo coinvolti, ma il sindaco Giuseppe Ferrantino e soprattutto anche Marco Bottiglieri, cui rimaneva l'elogio per tutto quello che sta facendo quest'anno per l'Ischia, e Prospero Santo, che sono delle persone che sono adesso soprattutto a fare calcio, sport. Questo vogliamo fare. Il centro commerciale è una parola che è nata da una mia intervista di aprile, forse non stato frainteso, ho detto per far coinvolgere gli imprenditori non si può parlare solo di calcio, perché oggi per fare la Serie D e poi in prospettiva di fare una C o una B ci vogliono milioni e milioni di euro. Io non sono uno sceicco, non sono uno che poi c'ha i soldi fuori la tasca, altrimenti l'avrei fatto. Allora ho voluto coinvolgere gli amici imprenditori o di Napoli o di Ischia, da dovunque parte vengano, per fare sport e poi fare qualcosa che sia legato al mondo dello sport per creare business, punto. Questa è una citazione importantissima, perché la parola centro commerciale, i commercianti di Ischia si erano un po' risentiti. Ma che tanti subito di voi si rischia sulla rete, poi il parere con Barocco a riguardo di questa piccola tipa che si è venuta a creare. Io penso se praticamente Carlino decidesse di fare una qualsiasi cosa che va bene per lui, questo è indiscutto, sicuramente andrà molto bene anche per la sua vita. Per cui io non mi creerei il problema di che cosa andrà a fare. Già vi ha dimostrato che sta facendo e fa qualcosa per l'Isola. Se il centro mettiamo in campo che veramente succederà un centro commerciale e andrà bene, non andrà bene soltanto per Carlino, no? Andrà bene per tutta la comunità dell'Isola, per tutta l'Isola. Io non vedo.